Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito per un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, divampato intorno alle 12:30 all'interno dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Non risultano feriti. L'area interessata è una cappella interna all'ospedale destinata a sala multiculto. Cos'è successo lo sappiamo, nel senso che verso le 12:30 siamo stati allertati che c'era un principio di incendio, per cui insomma, sono intervenuti tutti quelli della squadra dell'emergenza intraospedaliera e sono andati nella zona dove c'era questo principio di incendio che si è identificato nella sala multiculto. Fortunatamente è una zona non sanitaria, quindi rimane nell'area commerciale al primo piano e non è. Quella zona non è molto frequentata, e per cui insomma, la prima squadra è intervenuta e poi sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, ovviamente. Non ci sono feriti. Apparentemente no, non ci risulta. L'attività sanitaria non è stata assolutamente coinvolta e quindi non viene sospeso nulla, no, continua tutto normalmente. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme che risultano essere rimaste circoscritte all'ambiente della cappella multiculto. Qualche criticità è stata causata dai fumi sprigionatisi. Subito sono state sospese le visite dei parenti ai pazienti ricoverati, anche perché l'incendio ha coinciso con la cosiddetta ora del passo. Tutto è coinciso proprio nella fascia oraria del passo e insomma, siccome si avvertiva anche un po' di fumo, abbiamo preferito rinviare, ritardare un attimino l'entrata del passo.